una riunione con i sindaci per parlare della decisione della Regione Piemonte di costituire degli ambiti territoriali ottimali e inserire i comuni. Che cosa significa e che cosa comporterebbe per i piccoli comuni? Ma quello che significa in questi ambiti, secondo noi che facciamo parte di questa associazione che si chiama Ampici, è un pochino l'inizio per poi arrivare alla chiusura o quantomeno mettere assieme i comuni. E quindi uno dei primi motivi che siamo contrari a questa soluzione di questi ambiti imposti dall'altro è già questo. Quello che comporta, oltre alla chiusura, è che adesso gli ambiti vuol dire aver la regione, aver fatto delle scelte dicendo guarda, adesso siete i comuni, questa serie di comuni, 8, 10, 12 comuni messi assieme, quindi vedete in qualche modo di lavorare assieme. Ma capita che magari questa scelta che si è fatta con la regione non serve al territorio, per cui sarà poi, come dire, mettendo in funzione questa legge imposta dall'altro, mettendola poi in pratica su altri territori non funziona, non dà risultati utili per la gente. E l'altra questione è che se uno poi dice ma non mi va bene in questo ambito e quindi possiamo anche spostarti, perché per carità la regione magari alla fine non discuterà poi più di tanto sull'ambito, ma vorrà dire vai di là, ma a quel punto vai di là poi rimane, e rimane è proprio quello che non vorremmo noi, perché ad oggi tutte le cose che le nostre paure che avevamo in molti anni, che, come me che è un po' di anni che fa l'amministratore, sono poi sempre venute fuori. Prima abbiamo avuto anche modo, non faccio un accenno veloce perché non so se poi va in onda allo stesso momento, ma esperienze tipo quella degli acquedotti, dell'acqua potabile, che non è che abbiamo fatto un affare a finire dentro all'interno del contenitore smart, perché non è che erogano servizi migliori di quelli che erogavano prima i comuni. Quello che è emerso invece è che stiamo spendendo il triplo di quello che era prima. Basta chiedere ai cittadini che vivono e pagano l'acqua nei comuni di Strambinello ad esempio e Burolo, emergerà che non sto raccontando delle bugie, ma è la verità. Quindi con queste premesse e altre che non sto a raccontarle, noi continuiamo a sostenere che dobbiamo mantenere vivi i piccoli comuni, perché i piccoli comuni in qualunque momento possiamo dimostrare a chiunque, con i conti alla mano, che sono comunque quelli che costano di meno in assoluto, al contrario di quello che vuole far credere la politica, o meno una parte della politica, se non tutti, e soprattutto i mezzi di informazione che fanno passare sempre il messaggio che i comuni sono quelli che costano troppo, sono quelli che tutto sommato poi sono brutti, cattivi, e non è vero. È assolutamente il contrario, perché al di là di qualche caso sporadico, che sicuramente ci saranno sia in Piemonte che a livello nazionale, ma rimane il fatto che sono i comuni, le città più grosse oggi che hanno grossi problemi perché hanno un bel po' di debiti. Ringraziando i comuni piccoli non hanno debiti e hanno ancora qualche soldino in cassa e sono sicuramente quelli che costano meno in assoluto. Do un dato che così non solo che uno può comunque verificarlo: buona parte dei comuni del Piemonte, se non tutti ma il 99%, hanno un dipendente, sto parlando sempre di piccoli comuni, un dipendente ogni 270-280 abitanti. Le città grosse, quando va bene, ne hanno uno ogni 80 abitanti, quindi un dipendente ogni 80 abitanti, mentre i comuni minori, cioè minori della città di Torino, magari con 20, 30, 40 mila abitanti o anche solo 10 mila abitanti, ne hanno uno ogni 150-160 abitanti. Questo vuol dire che se ipoteticamente dovessimo fargli pagare ai cittadini lo stipendio di un dipendente, è chiaro che è molto più leggero pagare lo stipendio di un dipendente su 280 abitanti e non a quelli che sono 180 a Torino o 170 dei comuni comunque con più abitanti dei piccoli comuni. Quindi mi pare che è un dato inconvertibile, possono verificarlo in qualunque momento perché sono verificabili questi dati che io sto dando, e quindi non è tanto un problema nostro di campanile, perché a volte dicono no, ma voi è un problema di campanile. No, assolutamente no, è che l'unico sistema che vediamo oggi, perché abbiamo anche esperienze del passato,
tipo quando dal 27 al 47 molti comuni del Piemonte sono stati accorpati altri che non funzionavano e costavano di più. Oggi siamo di nuovo, non forse con una costrizione a metterci insieme, ma cercando in qualche modo, come dire, di allentarci, dicendoci che ti danno degli incentivi se vogliamo metterci insieme. Ma dato che l'incentivo è comunque sempre denaro pubblico, e quindi mi pare assurdo che o un comune, mettendo più comuni assieme, facendo diventare invece i comuni da 2 o 3 mila abitanti, 20 mila abitanti come parrebbe che dovrebbe emergere, se costasse di meno sarei d'accordo, ma dato che oggi abbiamo già dei comuni con 20 mila abitanti, con 30 mila abitanti, insomma abbiamo tutte le misure, con un numero di abitanti e quindi sappiamo quanto costano, esattamente non è come sostengono e quindi ci opponiamo assolutamente, anche perché andremmo a ridurre i servizi, perché a questo punto vorrebbe dire avere, per dire, il comune di Varolo capofila, ma il comune di Varolo non riuscirà capillarmente ad andare a vedere le problematiche che avranno dall'illuminazione pubblica alla viabilità, a quelle che sono le scuole del comune, poi che ne so di Busano invece che di Oglianico, di Salassa o San Ponso o quant'altro. Io ritengo, e questo è di nuovo un dato che si può verificare, che finché in comune, anche il più piccolo, ci sono delle persone che abitano in quel comune che si prendono carico di fare gli amministratori, di fare il sindaco, fare gli assessori, i consiglieri, che delle volte riescono anche a fare dei lavori nel loro comune a costo o zero o poco più dello zero, questi comuni riusciranno a vivere e le persone che abitano in quel comune anche avere una ragione per essere e abitare in quel comune, altrimenti rischieremo solo di andare a appesantire le città che già oggi non sanno come risolvere i loro problemi e lo Stato mette dei soldi per il degrado delle periferie, ma le periferie della città, non certo dei nostri comuni, che viva Dio riusciamo ancora a gestirle in un modo, diciamo, vivibile.